Amici sportivi di telesardegnanetwork.com, buon pomeriggio dallo stadio comunale di Sant'Antioco, buon pomeriggio da Antonio Pistis. Tra qualche istante dunque per la seconda giornata del campionato di promozione, Monteponi e Frassinetti Elmas daranno il via al match dirette dalla signor Diego Massa della sezione di Carbonia, assistito da Filippo Olla di Cagliari e Michael Murgia sempre della sezione di Cagliari. Vedete le due formazioni pronte, scambio di convenevoli, vediamole anche quelle che saranno quelle ufficiali, insomma la Frassinetti Elmas. Diamo priorità agli ospiti del giovane tecnico Michele Filippi, scende in campo con questi 11: Ollano, Farci, Opes, Scioni, Cardia, Musio, Davide Meloni, Aresu, Cois, Curreli e Mura. Risponde la Monteponi di Vittorio Corsini con questi 11, sempre in ordine numerico dal primo all'11: Marongio in porta, poi Granella, Puddu, Piras, Mattia Meloni, Cozza, Marci, Vivarelli, Foti, Sanna e Foti. Il primo Foti, Marco con la maglia 9, e il secondo è Mattia Foti con la maglia numero 11. Tutto pronto, l'arbitro Massa si sta consultando con i suoi collaboratori, batterà il calcio d'inizio di questa sfida importante. La squadra di Elmas in completo bianco e verde. Diego Massa è pronto per il via di questo match. Ancora qualche istante, poi sarà seconda giornata per entrambe le formazioni. Ricordiamo, la Monteponi ha pareggiato in avvio di campionato in casa dell'Arbus con il risultato di 2-2, ha agito in rimonta nell'occasione. Mentre la squadra della Frassinetti Elmas, mentre facciamo partire anche il nostro cronometro, è iniziata dunque la sfida qui di Sant'Antioco. Dicevamo, la squadra della Frassinetti ha battuto sonoramente il Pula con il pesante risultato, direi, di 6-1 in casa alla prima giornata di campionato. E oggi se la deve vedere contro la Monteponi di Corsini, che gioca ancora, almeno per la prima parte del campionato, in trasferta, possiamo dire, perché le gare interne sono disputate qui a Sant'Antioco. Vediamo subito l'azione da parte della Monteponi, che attacca in questo primo tempo verso destra rispetto al nostro punto di osservazione collocato in tribuna centrale. Risponde dall'altra parte in completo bianco e verde la squadra di Elmas, la Frassinetti, del tecnico Filippi, giovane tecnico, dicevamo, Michele Filippi, classe 80. La rimessa laterale è in favore, anzi vediamo un po' come riprenderà il gioco. Ci sarà un calcio di punizione, dice l'arbitro, già battuto. Manovrano adesso i difensori, adesso è Cardia sul pallone, cede a Farci il terzino destro, si tratta di Alessandro Farci. 4-4-2 il modulo scelto da entrambi i tecnici, sia Corsini che Filippi. Vediamo adesso sulla sinistra, si propone, attacca verso sinistra e attacca in particolar modo sulla destra, area di rigore, la squadra di Elmas allontana il pallone e la difesa. Vediamo che l'ultimo è forse Mattia Foti, che ha ribattuto il pallone, ancora in avanti alla caccia di Giacomo Sanna, che scatta sulla destra. Giacomo Sanna in coppia d'attacco dal primo minuto insieme a Marco Foti, Marco Foti il capitano della squadra di Vittorio Corsini. La rimessa laterale intanto per la Monteponi, la batte Granella, 1 minuto e 40 di gioco, 0-0 ovviamente quello di partenza, il risultato. Puddu serve per il compagno libero, vale a dire Piras, il centrale difensivo insieme a Davide Puddu, ancora in avanti verso Giacomo Sanna, al limite dell'area di rigore. Giacomo Sanna prova a destreggiarsi, forse ha subito il fallo ma si riparte. Intanto il pallone sempre per la Monteponi, c'era Marci a centrocampo insieme a Cozza, i due centrali, a sinistra c'è Mattia Foti, a destra Vivarelli, acquisto di questa settimana, Andrea Vivarelli, classe 95, quindi uno dei quattro fuori quota. Vediamo che il pallone viene controllato adesso dalla Frassinetti in altri quarti campo avversaria, l'arbitro dice che si tratta di fallo commesso da Davide Puddu, esperto, classe 88, ex Cagliari ovviamente Davide Puddu. Il calcio di punizione sarà battuto dalla squadra della Frassinetti, squadra di Elmas, l'anno scorso Anspi Frassinetti, quest'anno semplicemente Frassinetti Elmas. Il calcio di punizione è dunque per gli ospiti, siamo al secondo minuto, siamo nel corso del terzo, 0-0 qui a Sant'Antioco tra Monteponi e Frassinetti. È la seconda giornata, ve lo ricordiamo, 3 punti in classifica per la Frassinetti, 1 punto ovviamente per la Monteponi, frutto del pareggio di Arbus. Il calcio di punizione battuto dall'Elmas, attenzione, il pallone sopra la traversa, è stato Scioni, se non andiamo errati, a battere questo calcio di punizione. Comunque il pallone alto sopra la traversa, nessuna insidia per il portiere Gianluca Marongio, il quale tra qualche istante rimetterà il pallone in movimento.
Diamo un'occhiata anche alle panchine per la Monteponi. Il secondo portiere è Giulio Blanco, poi Luca Murru, Nicola Piludu, Gabriele Sabiu, Gianmarco Cucu, Michele Fois e Danilo Loddo. Dunque almeno inizialmente Loddo parte dalla panchina. Per quel che concerne invece la Frassinetti, il secondo portiere è Angioni, poi Desogus, Scano, ancora Desogus, Picchiri, Lorrai e Azzori. Il primo Desogus è Fabrizio, classe 94, il secondo è Matteo, classe 95, quindi un altro fuori quota. Ricordiamo in promozione 4 fuori quota, attenzione a Vivarelli, lanci intanto in avanti. Diamo un'occhiata anche alla partita, il pallone è preda del portiere Jonathan Ollano, il quale senza nessuna difficoltà attende il piazzamento dei compagni, pronto a servirli, lungo rilancio nella metà campo avversaria, il pallone lungo, incontrollabile poi per l'esterno sinistro, si tratta di Mura, Stefano Mura con la maglia numero 11, battuta la rimessa intanto dalla Monteponi, il palleggio da parte di Davide Puddu, serve per Granella, si addormenta un po' in questa fase, recupera palla la Frassinetti, Elmas ovviamente, la squadra che già da diversi campionati in promozione, grande esperienza, si dice almeno alla vigilia, si è detto così, una delle maggiori indiziate per far bene, almeno per le prime posizioni di classifica, questa squadra di Elmas, del giovane tecnico Michele Filippi. Tanto il calcio di punizione sarà battuto dalla sinistra e c'è sullo stesso pallone il numero 11, Stefano Mura, batterà verso l'area di rigore con il destro, probabilmente visto come si è collocato rispetto al pallone, il pallone è collocato a una ventina di metri rispetto alla porta in diagonale, battuto basso al limite dell'area di rigore, alla caccia del pallone il numero 10, esattamente Currelli, che prova ad effettuare un tiro. Zingaro Marati era proprio lui a sferrare questo tiro verso la porta, ma di fuori di molto. In questa fase la Monteponi ha subito l'iniziativa degli ospiti. Comunque 5 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0 qui a Sant'Antioco, campo neutro ma è il campo casalingo almeno per le prime giornate, lo ricordiamo, in attesa di poter riprendere il campo della Monteponi, lo stadio Monteponi di Iglesias, campo di competenza dei sulcitani rossoblu. Foti adesso subisce il fallo, il capitano, e calcio di punizione in favore della Monteponi. Tranquilli i due mister fino a questo momento, qualche consiglio, ma ovviamente siamo nei primissimi minuti di gioco. 0-0 il risultato, attacca adesso la Monteponi con esattamente il numero 7 Marci, che è provato, anzi era Vivarelli che ha passato il pallone in area di rigore, ma pallone stesso oltre la linea bianca. La rimessa sarà per il portiere Ollano, Jonathan Ollano, classe 96. Gli altri fuori quota sono Alessandro Farci, il terzino destro, poi c'è Musio, Fabio Musio, classe 94, e Stefano Mura, 96, per completare ovviamente i fuori quota in campo, 4, ci devono essere almeno un 94, due 95 e un 96 obbligatori in contemporanea in campo. Lo ricordiamo, nel campionato di promozione in prima categoria lo scorso anno il fuori quota per eccellenza, il più continuo, è stato naturalmente Granella, Luca Granella, classe 95, ed ecco infatti in campionato sta giocando lui come fuori quota del 95 nella sua solita posizione di terzino destro, dobbiamo dire, almeno inizialmente in campionato e anche in Coppa Italia. Non sta succedendo nulla di importante da segnalare, intanto vediamo che si gioca a centrocampo, le vedete adesso in formazione bianco-verde. È la squadra di Elmas che manovra, sbaglia però adesso l'esterno destro Davide Meloni, si allunga troppo il pallone consentendo alla Monteponi di rimettere il pallone con le mani, battuta adesso, si destreggia esattamente Cozza, Enrico Cozza, l'acquisto di quest'anno, proviene dal Pula, giocatore di esperienza, anch'esso ex Cagliari. Monteponi che insomma, stante alla formazione, stante all'organico, indubbiamente potrà dire la sua. Certo non è l'obiettivo vincere il campionato di promozione, ma almeno far bene, arrivare nelle prime posizioni, almeno nella parte, come si dice, di sinistra della classifica. Tanto Davide Puddu esce molto bene dalla propria area di rigore, serve per Cozza, avanza ancora il centrale cagliaritano, il lancio in avanti verso segnatamente il numero 8 Vivarelli, l'esterno destro, l'acquisto della settimana, non ci arriva esattamente Foti per un soffio, ancora il pallone fuori dall'area di rigore controllato dalla Monteponi, vediamo inseguito ancora da Granella, sulla destra c'è Vivarelli, Andrea Vivarelli, classe 95, giovane ex Tortolina, eccellenza lo scorso anno. 8 minuti esatti intanto qui a Sant'Antioco, è sempre 0-0. La rimessa sarà per la Frassinetti, abbatte l'esterno sinistro della difesa, vale a dire Musio,
Ancora la Monteponi però che non ci sta a subire l'iniziativa dei biancoverdi, che però ripartono, sono abili nel contropiede in questa fase. Vediamo ancora che si destreggia il numero 9, Kois, Michael Kois. Sulla sinistra, attenzione, si propone, riceve palla Mura, Stefano Mura, ancora al limite del rigore, affrontato efficacemente dalla Monteponi, cozza poi in verticale verso Marco Foti, il capitano, da sponda per Vivarelli, cambia gioco completamente nel tentativo di servire Giacomo Sanna che scattava, non c'è riuscita in questa giocata la Monteponi, ha subito comunque il fallo e c'è Marci che colloca il pallone a terra, il numero 7 rosso-blu, servito a destra, a sinistra anzi Mattia Meloni. Un altro fuori quota, classe 96 lo scorso anno con il Narcao. Narcao che milita sempre nel campionato di promozione, l'altra squadra sul Citano insieme al Carbonia. Sono in tre, vista la retrocessione del Sant'Antioco in prima categoria per la stagione 14-15. Attenzione adesso a Cozza che prova ad impostare. Solito lancio perfetto con i contagiri, attenzione area di rigore, il pallone alto sopra la traversa, era Giacomo Sanna che ha avuto il pallone dell'1-0, il pallone è finito fuori, nulla di fatto dunque per questa occasione, sono 10 minuti quasi nel corso del primo tempo, occasione per Giacomo Sanna che si è trovato il pallone e si è trovato lì come al solito all'appuntamento per l'1-0, ma ha messo il pallone fuori, ci sarà il corner in favore con una deviazione, ovviamente ci sarà il corner in favore della Monteponi che sarà battuta dalla bandierina di destra. Dunque un'occasione subito per la Monteponi in avvio di match. Sono trascorsi 10 minuti in questo istante, 0-0 il risultato, ma Monteponi con Giacomo Sanna vicino al gol va a battere il calcio d'angolo, grappolo di uomini in area di rigore, attenzione sotto porta, esce poi il portiere Ollano che fa sua la sfera e serve subito il compagno della difesa che prova a ripartire sulla destra, vediamo ancora la Monteponi che però è proprio reparto di sinistra, difensiva efficace questo intervento, si riparte da Marongiu, portiere di Villa Massargia, servito adesso il numero 6, vale a dire Cozza. Ancora per Granella che si è sganciato in questa fase quasi alla linea di metà campo. Difesa alta in questa fase con il proprio terzino destro. Vediamo che attacca però la squadra di Elmas con Currelli, giocatore sul Citano, area di rigore, Currelli, attenzione, protegge molto bene Marci l'uscita del proprio portiere e riceve il pallone lo stesso Marci, Angelo Marci, il quale rimposta il gioco, attenzione alla Monteponi, provava a scattare, ha ricevuto il pallone in verticale, ha provato a fare anche una sorta di velo, il numero 10 di casa, Giacomo Sanna, lui che è proprio di casa qui a Sant'Antioco. Giacomo Sanna ha seguito sempre a Sant'Antioco da un nutrito numero di spettatori, di suoi tifosi personali, lo hanno fatto del resto anche quando ovviamente vestiva la maglia granata, due stagioni or sono, sempre in promozione. Allora Sant'Antioco del tecnico Cristian Serra che poi ha vinto anche la Coppa Italia, chiedo scusa, la stagione 2012-2013 nella finale contro il Tonara, ma quella è un'altra storia, concentriamoci sulla partita qui a Sant'Antioco, attenzione a un tiro cross sull'esterno della rete, era un tiro più che un cross da parte del numero 7 Davide Meloni se non andiamo errati, occasione ma esterno della rete semplicemente per la Frassinetti, risponde dunque all'occasione della formazione della Monteponi capitata sui piedi di Giacomo Sanna due minuti prima, attenzione ancora, riparte però la Monteponi, lancio inutile questa volta, la sfera è preda del portiere Ollano della Frassinetti, 12 minuti 0-0 il risultato, amici sportivi di telesardegnanetwork.com, stiamo seguendo la sfida casalinga della Monteponi di Vittorio Corsini, squadra che ha vinto lo scorso campionato il girone B di prima categoria e approda di diritto dunque in promozione. Ricordiamo il pareggio di Arbus 2-2 in cui la squadra di Corsini ha agito in rimonta, si è trovata sotto di due gol dopo soli 5 minuti, pensate, e poi una reazione veemente da parte dei sulcitani in trasferta e addirittura il gol del pareggio è arrivato in 10 contro 11. Vediamo, intanto riparte la squadra di Corsini proprio nei pressi della panchina di Corsini, sbaglia adesso la giocata la Frassinetti,
rimessa con le mani battuta dalla Monteponi, ancora un batti e ribatti, vediamo un lancio alla viva il parroco verso Vivarelli, però che ha comunque agganciato il pallone, lo ha servito per i compagni. Adesso questo lancio è inutile perché i centrali difensivi Cardia e Oppes fanno un buon lavoro, segnatamente con Oppes, il numero 3. Mentre adesso è inutile quest'altra giocata della squadra ospite di Filippi. Intanto ancora Marci, vediamo che la Monteponi un po' ha sbagliato questa giocata, ancora un errore però della Frasinetti, serie di errori in questa prima fase della seconda giornata di campionato di questa partita, errori da una parte e dall'altra che consentono sia all'una che all'altra di approfittarne, però bisognerebbe essere un po' più precisi e giocare più il pallone a terra, lanci molto spesso sbagliati e fuori misura. Rimessa con le mani, l'ennesima battuta adesso dalla Frassinetti, che nel proprio reparto difensivo manovra il pallone da destra verso sinistra, servito adesso il terzino sinistro, vale a dire Musio, Fabio Musio, la maglia numero 6, uno dei fuoriquota del 94. Adesso il pallone però arriva docile dalle parti del portiere sulcitano Marongiu. Intanto Piras serve per Davide Puddu, evita molto bene l'avversario, preferisce però rifugiarsi dal proprio portiere Marongiu. Cambia gioco, servito a Mattia Meloni, giocatore iglesiente, uno dei pochi in campo, insieme a lui c'è Granella. Squadra un po' un mix, l'abbiamo detto lo scorso anno, un po' del Sulcis, un po' del Cagliaritano, forte la colonia del Cagliaritano quest'anno nella Monteponi di Corsini. Marci, Puddu, insomma Piras, Cozza, tutti i giocatori che arrivano dall'Interland di Cagliari perlomeno. Vediamo adesso intanto il pallone per Marco Foti, il capitano si destreggia molto bene, viene incontro allo stesso Foti Cozza, ha provato a servire lo stesso pallone per Mattia Foti, l'esterno sinistro oggi con la maglia 11, Mattia Foti, lo vedete in alto nel teleschermo nel settore di sinistra. Vediamo ancora un batti e ribatti, il pallone fuori, allora quindicesimo nel corso del primo tempo, ancora 0-0 tra Monteponi e Frassinetti, e linea alla regia. Ancora in collegamento con lo stadio comunale di Sant'Antioco, 0-0 il risultato tra Monteponi e Frassinetti per questa seconda giornata. Non è successo nulla di importante se non due occasioni, una per parte, prima la Monteponi con Giacomo Sanna e poi con Meloni la Frassinetti, comunque ne ha approfittato in entrambi i casi. Attenzione, intanto un tiro dalla distanza ad opera di Mura, se non andiamo errati, pallone comunque controllato da Marongiu. Sempre 0-0 il risultato, amici sportivi di telesardegnanetwork.com, qui a Sant'Antioco per la seconda sfida di campionato dopo il pareggio di Arbus e la vittoria sonora, una batosta che ha inflitto al Pula la squadra di Filippi, 6-1 contro il Pula nella prima giornata per presentarsi in questo campionato. Beh, l'hanno fatto davvero bene i ragazzi del Cagliaritano. Attenzione intanto a un tiro dalla distanza e la parata del portiere Marongiu, il quale poi serve subito i compagni. Adesso Vivarelli, il palleggio lungo l'out, lo mantiene in campo molto bene, si accentra, poi perde il pallone, se lo allunga. Ancora Stefano Mura all'esterno sinistro, cede poi a Scioni, il centrale di centrocampo. Ancora lungo l'out, il controllo non efficace di Meloni e il pallone fuori. La rimessa è battuta verso Marci, ancora Mattia Meloni, subisce poi l'arresto da parte dell'avversario che gli mette il pallone fuori. E ancora una rimessa battuta da Cozza, sempre verso Mattia Meloni, si gioca sempre lungo l'out di sinistra. Monteponi che attacca verso destra nel primo tempo. Ancora Piras viene fuori, palla al piede, molto bene. Seguiamo questa azione, ancora Marco Foti costretto a venire incontro al pallone a centrocampo. Si appoggia verso Granella, poi è Davide Puddu in verticale, sbaglia questa giocata per una volta tanto anche Puddu. Attenzione, intanto parte per la posizione di fuorigioco Curreli, se non andiamo errati. Allora il collaboratore di destra, vale a dire Filippo Olla della sezione di Cagliari,
Saleva la bandierina e dunque l'arbitro Massa, Diego Massa della sezione Sulcittana di Carbonia, comanda il calcio di punizione. Già battuto, Margi in verticale, non filtra il pallone per un soffio, c'era Giacomo Sani in agguato come al solito sul filo del fuorigioco, pronto a ricevere il pallone, posizione regolarissima tra l'altro. Vediamo che il gioco però viene fermato dall'arbitro perché c'è un fallo poco oltre il centrocampo, come vedete nei pressi della panchina di Filippi, che è in piedi in maglietta, ovviamente una giornata estiva ventilata dobbiamo dire qui a Sant'Antioco, c'è un forte vento che non disturba sicuramente i giocatori in campo, non ci sono i 30 gradi di Arbus, almeno oggi si respira molto soleggiata e ventilata, dunque farà piacere ai giocatori, un po' meno a noi in tribuna, dobbiamo dirlo. Ancora vediamo il numero 3, si destreggia molto bene, ha perso il pallone la Frassinetti, il numero 3 era Hoppes. Ancora avanza Scioni al limite dell'area di rigore, attenzione, si destreggia molto bene, fa partire il tiro alto sopra la traversa, ha fatto tutto bene tranne la conclusione. Siamo giunti al 20° amici sportivi di telesardegnanetwork.com, ancora 0-0 tra Monteponi e Frassinetti, occasione dalla distanza, ma non si può parlare di un'occasione, ci hanno provato, comunque fanno bene ovviamente dalla distanza sia l'una che le altre. Ancora un'iniziativa, però insomma la giocata non è stata pericolosa per il portiere Marongio, il pallone ricade a centrocampo adesso, serie di batti e ribatti, poco precise dobbiamo dire sia l'una che l'altra, non si è visto un gran calcio fino a questo momento, con due occasioni nitide possiamo dirlo, un esterno della rete colpito all'altezza dell'undicesimo dalla squadra di Filippi, dall'Elmas, dopo un'occasione però capitata sui piedi di Giacomo Sanna, che per un soffio ha messo il pallone con la deviazione sul fondo, si è trovato praticamente a tu per tu con il portiere, è stato anticipato all'ultimo. Attenzione ancora a Stefano Mura, incitato anche dal pubblico ospite presente qui a Sant'Antioco, saranno una trentina almeno i sostenitori coloriti di Elmas, squadra bianco-verde, che visto come si è presentata, dicevamo, ci ripetiamo in questa circostanza, 6-1 contro il Pula, insomma già fatto vedere grandi cose, ma è soltanto una giornata di campionato disputata, quindi 3 punti, ma sicuramente sono partiti molto bene i ragazzi di Filippi. Ancora Granella lungo l'out di destra, in verticale il pallone verso Giacomo Sanna, forse ha subito un pestone dall'avversario, ma recupera comunque il pallone la squadra di Filippi, parte ad ampie falcate, il numero 4 Scioni si è fermato, poi servito a destra, ancora il compagno, poi attenzione a un tiro alto sopra la traversa ancora, e stanno provando questa volta dalla destra, ci ha provato un po' più defilato Aresu, se ne andiamo errati. Non ha sorpreso comunque Marongio, il suo completo verde e nero, colloca il pallone a terra. È pronto per la rimessa dal fondo, vedrebbe l'arbitro facendo di attendere un momento, evidentemente qualcosa da consultarsi con il collaboratore, vedete che attende Gianluca Marongiu prima di rimettere il pallone in movimento. Rimessa dal fondo al 21esimo, sempre 0-0 tra Monteponi e Frassinetti, non si schioda il risultato fino a questo momento, conclusione dalla distanza per la Frassinetti, ma senza insidiare più di tanto la difesa della Monteponi. Attenzione intanto che attacca con Vivarelli la Monteponi, il pallone è messo fuori, vediamo, si riprenderà col portiere Ollano, Jonathan Ollano, che rimatterà dal fondo. Battuta adesso, riparte la squadra di Elmas, il giovane tecnico Michele Filippi, lo ricordiamo, tecnico che allenava i giocatori di Elmas anche lo scorso anno, per la verità sempre in promozione. Monteponi invece neopromossa e che quest'anno dovrà fare i conti con la regola dei fuoriquota da 1 a 3 in prima categoria. Lo scorso anno era obbligatorio un 95, quest'anno ci sarà il 96, ma comunque quest'anno per la prima categoria sarà un conto, per la promozione invece
con cui dovrà fare i conti la Montepone, dovrà schierare quattro giovani sempre in campo rispetto a uno dello scorso anno, quindi per tutte le squadre neopromosse e comunque anche squadre ripescate c'è la regola dei giovani in contemporanea in campo, e ogni anno si slitta ovviamente a vantaggio dei giovani, ma società rose che devono essere sempre riviste, perché chiaramente devono essercene presenti anche in panchina in caso di sostituzioni, quindi una regola che modifica soprattutto squadre che passano dalla prima categoria alla promozione, ma del resto è un discorso abbastanza vecchio che si fa da tempo ed è già da qualche anno che si è passati dai due di eccellenza obbligatori della stagione 2009 e 2010, ma anche 2010-2011, a una regola che invece ha costretto molte società a rivedere. Non sta succedendo praticamente nulla, ecco perché stiamo un po' divagando, ma è sempre 0-0 il risultato. Stiamo rinfrescando un po' il regolamento. Il regolamento con cui, ripeto, ancora per l'ennesima volta devono fare i conti molte società e rivedere anche molti piani rispetto a anni precedenti. Tanto la rimessa laterale è battuta da Granella verso Cozza, un lancio in avanti in altri quarti campo, attenzione, area di rigore, e c'è il capitano Fotti anticipato, sarà calcio d'angolo comunque, ci crede la Montepone. Intanto il 24esimo, sempre 0-0 il risultato, 0-0 tra Monteponi e Frassinetti in questa seconda giornata di campionato. Vediamo chi andrà a battere, verosimilmente sì, è proprio Vivarelli dalla bandierina alla sinistra del portiere, quella di destra dunque alla destra della nostra postazione. Vediamo invece che sarà Enrico Cozza a batterla. È pronto Cozza, batterà con l'interno del piede destro, d'effetto ad uscire verso la porta, batte a centro area, attenzione, intervengono poi molto bene i difensori, attenzione però, prova a rilanciare l'azione alla caccia di Giacomo San, anzi era Vivarelli anticipato però, e riparte con Cois. Era Cardia, se non andiamo errati, vediamo un po'. Certo che la numerazione della squadra è esattamente Michael Cois, che poi è il capitano, viene fermato fallosamente. E dunque la prima ammonizione della partita per Marci, se non andiamo errati, che ha commesso fallo. Dunque il capitano è Cois, è stato fermato fallosamente. Allora il calcio di punizione lo andrà a battere Oppes. Dicevamo, una numerazione non molto chiara da distinguere dalla nostra postazione, perché il completo è bianco e verde, vedete, dalle maglie con la striscia verticale, le strisce verticali verdi e bianche, ma un verde scuro e la numerazione nera, quindi non è che sia molto semplice da distinguere dalla nostra postazione, perché la numerazione è una polemica che facciamo da diversi anni, dovrebbe essere leggibile non soltanto per l'arbitro, perché magari lo vede meglio di noi il numero, però anche dalla tribuna e dagli addetti ai lavori il numero deve distinguere il giocatore. Invece in questo caso non avviene. Ma intanto un'occhiata alla partita, il pallone sulla sinistra, agganciato, ha provato perlomeno ad agganciarlo il numero 11 Stefano Mura. Attenzione ancora, si destreggia molto bene la squadra di Elmas con questa conclusione, il tiro e il pallone in rete, attenzione, Scioni che porta in vantaggio la squadra di Elmas, la Frassinetti, e Scioni che va a raccogliere l'abbraccio di tutti i compagni. Siamo giunti al 26esimo e Monteponi 0 Frassinetti 1, cambia dunque il parziale. Scioni ci ha provato dalla distanza, una conclusione che si è insaccata alla sinistra del portiere Marongiu, dunque Frassinetti in vantaggio qui a Sant'Antioco. Hanno provato più volte i ragazzi di Filippi, dobbiamo dire, a concludere dalla distanza, questa volta un po' più centrali, dobbiamo dire. Ci hanno provato con Scioni, il numero 4, e al 26esimo porta in vantaggio gli ospiti qui a Sant'Antioco. Monteponi 0, Frassinetti 1, si riparte da centrocampo tra qualche istante. Ecco qua, Foti che sicuramente adesso Corsini dovrà dire qualcosa ai suoi ragazzi per provare il pareggio immediato, ma dopo aver cercato il gol più volte anche da soluzioni, dobbiamo dire, dalla distanza, da molti metri rispetto alla porta, hanno trovato il gol sempre con una conclusione dalla distanza con Scioni, Sandro Scioni, maglia numero 4 per lui. Ho preso con la
e gol del vantaggio. Dunque ancora una volta sotto la Monteponi, così come ad Arbus. Diamo Puddu intanto, poi è Granella. Lamenta un po' il pubblico verso Massa, ma l'arbitro fa proseguire. Attenzione ancora, copre questa volta Mattia Meloni l'uscita del portiere che rilancia il pallone. Ha fatto bene, non era sicuro, ha sparacchiato il pallone, come si dice in gergo, lontano. Ci sarà la rimessa della squadra di Elmas, la Frassinetti, che è in vantaggio per una rete a zero da due minuti con Scioni. Rimessa laterale battuta, attenzione, al limite dell'area di rigore, aggancia ancora molto bene l'esterno destro Meloni, prova a rimettere in mezzo, allontanato il pallone, attenzione, viene fermato Marci, se non andiamo errati. Ancora serie di batti e ribatti a centrocampo, poi lo stesso Marci va a recuperarsi il pallone commettendo fallo, dice l'arbitro. E allora Massa subito comanda un calcio di punizione in favore della Frassinetti. E i rossoblu che sono sotto, vediamo Puddu che si avvicina a sincerarsi delle condizioni dell'avversario, molto sportivo come al solito Puddu, ma anche tutti i suoi compagni del resto. Vedete Mattia Foti con un turbante in testa molto evidente, qualche minuto fa quando il gioco è stato fermo si stava soccorrendo il ragazzo di Nuraji Figus, classe 94. Mattia Foti oggi in campo da titolare. Gioco ancora fermo, c'è il capitano Kois a terra, si riprenderà tra qualche istante. Allora siamo giunti al trentesimo, ne approfittiamo perché non sta succedendo nulla. Gioco fermo, trentesimo a Sant'Antioco, Monteponi 0, Frassinetti 1. Il gol è di Scioni esattamente al 26esimo e linea che torna alla regia. Riprendiamo la linea da Sant'Antioco, sempre 1-0 per la squadra della Frassinetti Elmas nei confronti della Monteponi. È tutto pronto per il calcio di punizione. Era stato fermato fallosamente il capitano Kois, che è uscito almeno momentaneamente dal campo. E c'è un calcio di punizione, siamo intorno ai 25-30 metri. Per la Frassinetti ovviamente sul pallone c'è Curreli che va con il mancino e il pallone in gol, il pallone in gol, Curreli, Samuele Curreli che realizza la seconda marcatura per la Frassinetti, 2-0, siamo giunti al trentesimo, amici sportivi di Tele Sardegna Network, e passa ancora 2-0, passa ancora la Frassinetti, segna il secondo gol su calcio di punizione perfetto. Samuele Curreli, giocatore tra l'altro sulcitano, che punisce la Monteponi per la seconda volta al trentesimo. Monteponi 0, Frassinetti 2, il raddoppio è di Samuele Curreli. Calcio di punizione su quel fallo che abbiamo dato prima di fermarci, dare la linea alla regia. E l'ha battuto lo specialista, possiamo dire, Curreli, ex Narcao, ex Samassi in eccellenza lo scorso anno. Nulla da fare per il portiere Marongio, ancora una volta dalla distanza, il primo era su azione questa volta ma sempre dalla distanza, il suo calcio piazzato, è arrivato il gol di Curreli. Monteponi che dunque deve assolutamente reagire, deve assolutamente reagire la Monteponi sotto di due gol. Tanto da quest'altra parte il calcio di punizione, c'è stato un fallo, il calcio di punizione sarà per la Monteponi. Siamo più decentrati rispetto al calcio di punizione di Curreli, spostati verso sinistra, come vedete a 25-30 metri anche in questa fase. Batte con il destro Giacomo Sanna! E il gol del 2-1 riduce subito le distanze alla Monteponi con Giacomo Sanna, il suo primo gol in campionato. Dunque il gol del 2-1 riduce subito le distanze. Applausi da parte dei giocatori e soprattutto da parte dei tifosi qua di Sant'Antioco, un applauso corale da parte della sua squadra
e l'abbraccio per il giocatore classe 86 di Sant'Antioco che segna al 32esimo il gol del 2-1, dunque dimezza subito le distanze, rimane in partita la squadra di Corsini col suo solito carattere, l'avevamo detto, sicuramente dovrà dire qualcosa, è arrivato il raddoppio ma subito quello che importa è il gol del 2-1, quindi 1-2 adesso il parziale qui a Sant'Antioco, ma gioca in casa la Monteponi, ha tanti minuti ancora a disposizione per provare a pareggiare almeno la partita, ma la partita, ripetiamo, la partita stessa è molto lunga. 33esimo in questo momento, un minuto fa il gol dell'1-2 che ha ridotto le distanze direttamente su calcio di punizione, Giacomo Sanna battuto perfettamente dall'attaccante di Sant'Antioco, ex Granata ma per il secondo anno con la maglia rosso-blu della Monteponi Iglesias. Intanto si perde il pallone controllato dalla difesa della Monteponi, segnatamente dal proprio estremo difensore Gianluca Marongio, il quale serve subito Puddu, ma anche Foti hanno dato una strigliata ai suoi ragazzi, veramente sono andati ad abbracciare Giacomo Sanna con grande partecipazione a questo gol. Si è sbloccato Giacomo Sanna dopo che in campionato nella scorsa partita segnarono Marco Foti prima e poi Marci. Foti segnò il gol dell'1-2, Marci il gol invece del pareggio, un bel gol tra l'altro dalla distanza in quella fase della partita in trasferta in 10 contro 11, ma questa è un'altra storia ancora. Attenzione alla Monteponi, mancano una decina di minuti alla termine del primo tempo, 34 sul nostro cronometro, sempre 2-1 dopo i gol di Scioni e Currelli per la Frassinetti e Giacomo Sanna. Vediamo che l'arbitro però va ad ammonire il numero 10, il numero 10 Samuele Currelli, giocatore ammonito dall'arbitro in questo momento, gomitata come dice anche il pubblico, riprendendo un po' il giocatore sul Gitano, ripetiamo, è ammonito dall'arbitro Massa della sezione di Carbonia, calcio di punizione per la Monteponi, 1-2 ha ridotto le distanze dunque con Giacomo Sanna su calcio di punizione. Tanto Cois, il capitano, è pronto a battere il calcio di punizione, è battuto, anzi era il numero 6, continuiamo a non distinguere, il numero 6 era Fabio Musio, ma numerazione veramente, se possiamo dire, un voto 4 per la numerazione scelta dalla squadra di Elm. Certo, la squadra non ha colpe evidentemente, certi ragazzi non hanno scelto loro la numerazione, ma veramente soprattutto la scelta del colore nero su una maglia bianco-verde assurda, illeggibile per certi tratti il numero dei giocatori anche dalla nostra tribuna. Intanto vediamo Granella sulla destra, prova ad impostare il gioco, Tupuddu, ora vediamo a Monteponi invece che ha una numerazione oro, beh un po' meglio dobbiamo dire, certo non leggibilissima anche quella ma sicuramente un po' di più della squadra della Frassinetti. Noi chiediamo scusa per questa polemica, però davvero per gli addetti ai lavori distinguere un giocatore, soprattutto quando non si tratta né di Cristiano Ronaldo né di Messi ma neanche di giocatori un po' meno importanti di questi fenomeni che vi ho nominato, è l'essenziale per un cronista ma anche per tutti gli spettatori qua, che insomma distinguere un giocatore è l'essenziale quando stai guardando la partita, altrimenti il numero è inutile metterlo. Ancora attenzione a un cross, esce il portiere e poi il pallone messo alto sopra la traversa, ma il pallone rimane in campo, ha dato uno strano effetto ottico, il pallone è rimasto in campo, rimesso in movimento dai giocatori di Corsini che provano a ripartire con Piras, Giorgio Piras, numero 4 per lui, leggibilissimo invece. Attenzione il lancio in avanti, colpo di testa nell'area di rigore da parte dei difensori della Frassinetti, 36esimo sul nostro cronometro, calcio di punizione ancora per la Monteponi, c'è sul pallone Cozza ma si avvicina come al solito Giacomo Sanna, va lui stesso a collocarsi il pallone all'altezza della lunetta, siamo verso sinistra come vedete rispetto alla porta. ...2-1 il risultato, ma vince per il momento la Frassinetti, partita lunghissima naturalmente, 37esimo... ...2-1 per la Frassinetti, ha ridotto le distanze su calcio di punizione Giacomo Sanna, Giacomo sentite anche dal pubblico,
incitatissimo, l'idolo di casa, lo è stato con la maglia granata, lo ripetiamo ancora una volta, seguito anche molto spesso in trasferta, e così hanno fatto anche i tifosi di Sant'Antioco, che pian piano sono diventati tifosi della Monteponi. Vediamo il calcio di punizione, c'è il tocco di Giacomo Sana, battuto da Foti verso la barriera, ancora la squadra di Filippi prova a ripartire ma ha perso già il pallone messo al limite dell'area di rigore, attenzione a Foti che si destreggia, il capitano spalle alla porta, ancora verso l'out di sinistra, inseguito dall'avversario Foti, poi costretto a cercare l'appoggio dei compagni. Giorgio Piras molto avanzato in questa fase, molto alta la difesa, il lancio verso Vivarelli, controlla molto bene il pallone, messo fuori e la rimessa è per, anzi era Giacomo Sanna, numero 10 di Sant'Antioco. Ci sarà la rimessa con le mani in zona d'attacco, 2-1 il risultato. Ribadiamo le reti, Scioni al 26esimo, Currelli al 30esimo, Currelli su punizione ha replicato sempre su calcio piazzato, Giacomo Sanna al 32esimo, battuta da sinistra quella punizione, anche in quel caso da 25-30 metri. Ancora la Frassinetti però che riparte, attenzione, per un soffio scattava Currelli. Vediamo Cozza incitato dal pubblico, Davide Puddu poi, un giocatore veramente incredibile per esperienza, continuità, abnegazione. È uno che si allena con grande dedizione davvero, classe 88, l'ex Cagliari, beh, del resto come non essere così disciplinato dopo aver vestito anche la maglia rosso-blu del Cagliari ed essere stato tra i professionisti, ma il fatto che sia tra i dilettanti in questi anni non significa non praticare calcio, che è un hobby che ama sicuramente più di altri hobby, non significa non praticarlo con lo stesso spirito, con la stessa passione e professionalità, dobbiamo dirlo, perché sono ragazzi questi di Corsini così come gli altri che sono arrivati quest'anno, non ce ne vogliano quelli che hanno vinto il campionato lo scorso anno, ma ragazzi come Marci, Cozza, Tavolacci oggi è in tribuna, ma giocatori sicuramente di esperienza. Danilo Loddo è in panchina, partirà almeno dalla panchina, vedremo se nel secondo tempo ci sarà spazio per il giocatore di Parigianu, ma tutti i ragazzi veramente che prendono questo sport come un lavoro, confermando che i buoni giudizi che ci sono in tutta l'isola sono fondati. Il calcio di punizione intanto sarà per la Monteponi. Siamo sul settore di sinistra, come vedete molto lontani rispetto alla porta, ma non tantissimo per la verità, torna ai 25-30 metri. Tanto 40esimo, 2-1, punizione battuta però la presa sicura di Ollano, questa volta il giovane portiere del 96. Sul il pallone, è pronto a rilanciarlo, attenzione al lancio, ancora in avanti, palleggia il pallone che rimbalza, chiediamo scusa, rimbalza il pallone dalle parti del portiere Marongiu. Ancora Giacomo Sanna in agguato, pubblico numeroso, dobbiamo dire, saranno un centinaio almeno qua nella gradinata di Sant'Antioco. Attenzione a Vivarelli che parte, giocatore iglesiente, mette al limite dell'area di rigore, ancora il controllo, poi forse gioco pericoloso al limite dell'area, ancora Mattia Foti. L'arbitro ha visto qualcosa di irregolare, allora ci sta il calcio di punizione per la Frassinetti, 41esimo più 45 secondi, 1-2 il parziale, vince la Frassinetti Elmas per il momento. Ancora un lancio in avanti, l'ennesimo di questa partita. Si è giocato poco a terra il pallone, dobbiamo dire, si è scelta molto spesso la soluzione dei lanci. C'è un calcio di punizione pericoloso però in favore della Frassinetti. Attenzione perché è già stata pericolosa con Samuele Currelli, che è un mancino interessante indubbiamente. Vediamo, c'è
anche Kois, c'è anche Davide Meloni, forse sarà il capitano. Abbiamo Currelli con il sinistro, attenzione, la parata, parata di Marongiu, pallone allontanato. Tanto Giacomo Sanna, Marco Foti il capitano viene incontro al pallone, Giacomo Sanna scattava centralmente, vediamo che l'arbitro ha visto qualcosa di irregolare, il capitano Marco Foti adesso si dispera un attimo, chiede l'intervento dell'arbitro e vedete che si sta lamentando per il fallo subito. Tanto Cozza è pronto a battere il calcio di punizione subito per l'arbitro, fa batterlo, poi ferma il gioco, insomma un po' di confusione che ha lasciato che venisse battuto il calcio di punizione, dice forse fischio io, attendete almeno il mio fischio. Cozza ricolloca il pallone a terra, esegue ciò che ha detto l'arbitro. Cozza, siamo in posizione centralissima, un po' a destra, leggermente a destra, ma lontanissimi rispetto alla porta. Ovviamente appoggerà il pallone per qualcuno, cercherà la testa di qualcuno, vediamo che vanno a sistemarsi in area di rigore Giacomo Sanna, ma c'è anche Foti, salgono le torri come si suol dire, dal limite dell'area di rigore, attenzione ancora, la conclusione vincente, la conclusione di Mattia Foti che realizza il pareggio, ancora un gol decisivo, una conclusione fulminea, neanche abbiamo visto partire il pallone, destro potente da parte di Mattia Foti e 2-2 al 44esimo, il pallone in fondo al sacco dal limite dell'area di rigore, non ci ha pensato un attimo, 2-2 a Sant'Antioco tra Monteponi e Frassinetti, 44esimo, ci sarà qualcosa da recuperare indubbiamente, ma 2-2 dopo i gol di Scioni e Currelli, la Monteponi ha già pareggiato e si andrà al riposo, immaginiamo almeno sul 2-2. Dunque Mattia Foti ancora un gol importante in una partita importante, la seconda di campionato, certamente molto lungo questo percorso della promozione, siamo soltanto alla seconda apparizione e vediamo che l'arbitro forse ha mandato già le squadre negli spogliatoi, esattamente così, duplice fischio senza neanche un secondo di recupero, le squadre vanno negli spogliatoi con questo parziale Monteponi 2 Frassinetti 2, grande reazione ancora una volta della Monteponi di Corsini, pareggio dal limite dell'area di rigore di Mattia Foti che ha scagliato un destro potentissimo, non abbiamo visto partire davvero il pallone e non l'ha visto soprattutto Jonathan Ollano, il portiere del 96, nulla da fare per lui, 2-2 dunque, si va a riposo, a tra poco per la ripresa dal match tra Monteponi e Frassinetti, linea alla regia. Sport Point di Marco Serra, in via Nuoro 56 a Carbonia, esclusivista dei migliori marchi dell'abbigliamento sportivo, quali Jacket, sponsor tecnico della nazionale italiana di nuoto, Sportica, per tutti gli amanti delle scarpe da calcetto, adatte per i campi in parquet e delle superfici sintetiche, e dei prodotti B-Bike per gli appassionati di ciclismo. Allo Sport Point troverete un vasto assortimento di prodotti come Adidas, Nike, Mizuno, per il calcio, calcetto, running e intimo specializzato nel campo sportivo. Con i marchi Joma. Inoltre troverete i migliori guanti da portiere. Ull Sport, specialista nella distribuzione di prodotti alle società sportive per il calcio, basket, volley e tempo libero. Oltre che un vasto assortimento dell'attrezzatura ufficiale del Cagliari Calcio con il marchio esclusivo Robe di K. Ricordate, Sport Point di Marco Serra in via Nuoro 56 a Carbonia. Telefono 0781 67 16 95. Bene, bentornati in collegamento dallo stadio comunale di Sant'Antioco, siamo pronti per il via del secondo tempo tra Monteponi e Frassinetti, ancora buon pomeriggio da Antonio Pistis. 2-2 il parziale, Monteponi e Frassinetti sono scese in campo oggi con la voglia di vincere entrambe, stava facendo bene la Frassinetti che vinceva per 2-0 ma si è fatta rimontare già due gol dalla Monteponi. Prima Scioni e poi Currelli in gol per la squadra di Michele Filippi. Poi, mentre facciamo partire il cronometro, è iniziata la ripresa qui a Sant'Antioco. Dicevamo, prima Giacomo Sanna su calcio di punizione, poi Mattia Foti al 44esimo per il gol del 2-2. Grande rabbia sicuramente per Mattia Foti,
grande decisione, grande personalità, è un ragazzo del 94, il fratello del capitano Marco Foti. E gol veramente bellissimo dalla distanza, un missile che ha sorpreso Jonathan Ollano. Vediamo che c'è già un po' di rumorio del pubblico, qualche lamentela. Si è ripresa a giocare da meno di un minuto qui a Sant'Antioco, 2-2, perfetta parità. Vediamo ancora le due formazioni, i due schieramenti. Proseguiamo sulla destra, si sviluppa l'azione degli ospiti con Hoppes, se non andiamo errati. Pallone poi allontanato. Tanto si riprende a giocare. Controllo ad opera del centrocampista Resu per Scioni. Al limite dell'area di rigore, attenzione, c'è un fallo, dice l'arbitro. Beh, regolarità evidente questa volta. E il calcio di punizione sarà al limite dell'area di rigore in favore della Frassinetti Elmas, del tecnico Michele Filippi. Squadra di Corsini davvero determinata, così come avvenne ad Arbus nella prima giornata la settimana scorsa. Due gol rimontati. E questa volta è successo nell'arco del primo tempo. Sotto di due gol i sulcitani hanno reagito subito, intanto con un calcio di punizione che è stato battuto più o meno da questa stessa posizione dove tra qualche istante partirà la punizione per la Frassinetti. Batte adesso, attenzione, il pallone in area di rigore allontanato dalla difesa della Monteponi di Corsini. Pallone che arriva proprio al tecnico iglesiente Vittorio Corsini. La rimessa è per la Monteponi, battuta verso destra, attenzione. E allora vediamole queste formazioni nuovamente. Monteponi in campo con Marongi in porta, in difesa Mattia Meloni, Giorgio Piras, Davide Pudu e Luca Granella. A centrocampo Mattia Fotti, Angelo Marci, Enrico Cozza e Andrea Vivarelli. In attacco Marco Fotti e Giacomo Sanna. Risponde la Frassinetti con Ollano in porta, poi in difesa Farci, Cardia, Hoppes e Musio. A centrocampo Meloni, Davide Meloni, poi Aresu, Scioni e Mura. In attacco Cois e Curreli. Intanto seguiamo, siamo giunti al terzo minuto esatto a Sant'Antioco, al campo comunale di Via Nazionale, sempre 2-2. Già 4 gol in questa partita abbastanza emozionante dopo un avvio in sordina, dobbiamo dirlo. Calcio di punizione è battuto dalla Monteponi dal vertice destro dell'area di rigore. Andiamo sul pallone Cozza. Batte verso l'area di rigore, attenzione, mucchio nei 16 metri della Frassinetti. Insegue il pallone dalla parte opposta la Monteponi per rimettere il pallone con le mani. Vediamo. No, l'arbitro dice che si tratta di rimessa per la Frassinetti, se abbiamo capito bene. Sì, è così. Pubblico che è andato via via ad aumentare qui a Sant'Antioco nella gradinata, come al solito molti dei genitori presenti, dei ragazzi rossoblù, chiaramente quelli che giocano qua nel Sulci, perché dobbiamo dire c'è una vera e propria colonia di ragazzi del Cagliaritano, ci ripetiamo ancora una volta, ma ragazzi di esperienza ovviamente, venuti a dar manforte alla squadra di Corsini. Quarto minuto della ripresa, 2-2 il parziale. Intanto vediamo Ollano. Sempre Frassinetti, prova a destreggiarsi, nessun cambio fino a questo momento. Osserviamo anche ancora una volta la panchina. Il secondo portiere per la Monteponi si chiama Giulio Blanco, poi Luca Murru, Nicola Piludo. Attenzione però al limite dell'area di rigore, Giacomo Sanna controlla, forse pressato dall'avversario, si lamenta un po', poi a terra, recuperato dalla Frassinetti. Serie di batti e ribatti, vediamo un po' questa panchina. Il secondo portiere Blanco, dicevamo, poi Murru, Piludu, Sabiu, Cucu, Fois e Danilo Loddo. Secondo portiere invece per la Frassinetti è Jacopo Angioni. Poi vicino al mister Filippi ci sono anche Fabrizio Desogus, Scano, Stefano Desogus, Picchiri, mentre il fallo a centrocampo
poi Lorraie e Azzurri per completare i 18 della trasferta qua di Sant'Antioco in casa della Monteponi. Ma tra qualche settimana, immaginiamo nel mese di novembre, la Monteponi potrà riprendere casa dopo un po' di digiuno, dobbiamo dire, dallo stadio di Monteponi, stadio sempre affascinante, che è stato rivisto un po' nella tribuna già negli anni scorsi e soprattutto nel manto erboso in quest'estate per un avvicinamento al campionato di promozione. Attenzione, il pallone arriva dalle parti del portiere Ollano. Ancora riparte questo secondo tempo verso destra la squadra di Elmas, che ha vinto per 6-1 nella prima giornata e adesso sta pareggiando per 2-2 contro la Monteponi. Ennesimo 2-2 per il momento per la Monteponi, anche se la partita è lunga ovviamente, ma nelle tre precedenti uscite tra Coppa e campionato sempre 2-2 per i ragazzi di Corsini. Tanto battuta la rimessa dal numero 5 Mattia Meloni, invocato dal pubblico proprio in questo momento. La rimessa sarà per la Frassinetti. Attenzione, un lancio in avanti, diagonale difensiva perfetta questa volta della Monteponi, con Piras che allontana il pallone. Se non andiamo errati era proprio Giorgio Piras, che è su ex Cagliari. Piras che proviene dalla Pula, marci invece lo scorso anno con la casacca dell'Anusei in promozione. Attenzione, intanto c'è un fallo di mano, vediamo che viene ammonito in questa circostanza marci. Il primo era Granella, fallo di mano, allora calcio di punizione che sarà, è inesorabile per la Frassinetti. Sarà battuto dal 10, temibile Mancino Curreli, Samuele Curreli, che ha realizzato un gol su calcio di punizione molto bello, dobbiamo dire, perfetto, nulla da fare per il portiere Marongiu. Ottavo minuto, Curreli insidiosissimo, il pallone fuori. Questa volta meno preciso, dobbiamo dire. È sempre insidioso sui calci piazzati. Intanto ottavo minuto superato da 20 secondi. Sempre 2-2, 2-2, amici sportivi di Tele Sardegna Network. La seconda giornata del campionato di promozione Girone A tra Monteponi e Frassinetti. La squadra di Corsini che adesso, una volta rimontato, cerca anche il colpaccio, ma possiamo dirlo in casa, non si tratta neanche di colpaccio. Una vittoria contro l'Elmas sarebbe davvero significativa, dopo due giornate andare già a 4 punti, visto il pareggio di Arbus alla prima uscita stagionale per il campionato, ovviamente nella prima giornata, dopo essere usciti in Coppa Italia nel doppio confronto con il Carbonia, 2-2 a Sant'Antioco e 2-2 a Carbonia, poi calci di rigore direttamente, 3-0 per il Carbonia che passa al turno successivo dove affronterà il Siliqua già in settimana il Carbonia. Ancora il pressing molto alto in questa fase da parte di Marco Foti, poi Marci si attarda un attimo, ha perso il pallone, ha recuperato prontamente, listissima la squadra di Filippi, l'Elmas dunque, e sbaglia ancora la squadra della Monteponi e riparte dunque sulla destra con il numero 6 Musio. Il pallone viene messo fuori, ci sarà un corner in favore della Frassinetti, anzi no, senza deviazioni, chiediamo scusa, dunque il portiere di Villa Massargia Marongiu che si incarica di effettuare la rimessa dal fondo. Chiede anche al collaboratore dove dovrà collocare il pallone, si tratta di semplice rimessa dal fondo. Batte adesso con il Mancino, il
portiere classe 93, dunque portiere in quota per la Monteponi, dopo che nelle prime giornate invece aveva giocato Blanco. Oggi in panchina, attenzione al limite dell'area di rigore, viene fermato fallosamente. È Cozza che viene fermato, l'arbitro si avvicina al giocatore cagliaritano per sigillarsi delle sue condizioni. Marco Foti va a chiedere spiegazioni all'arbitro, il capitano può parlare, non che gli altri non lo facciano in questa fase, come vedete. Ma il capitano è sempre quello autorizzato dagli arbitri, almeno a chiedere spiegazioni e a portare avanti le sue ragioni, insomma. Gioco fermo, siamo all'undicesimo, tra qualche istante ci sarà un calcio di punizione comunque per la Monteponi. Vediamo che Giacomo San è andato per sicurezza a recuperarsi il pallone, probabilmente sarà lui a batterlo. Entrambi i tecnici questo pomeriggio hanno scelto il 4-4-2 con le punte Cois e Curreli per la Frassinetti. Cois tra l'altro anche il capitano della squadra di Filippi, mentre Marco Foti è l'altra punta della Monteponi, insieme a lui c'è Giacomo Sanna. Marco Foti ovviamente il capitano della squadra rossoblu. Ne approfittano i ragazzi per dissetarsi, fa molto caldo, una ventilazione abbastanza apprezzabile, avrebbe detto Sandro Ciotti. Ma che dolorante, comunque Cozza esce dal campo almeno per il momento. Intanto ci sarà un calcio di punizione. Vedete, anzi sentite più che altro che Giacomo Sanna viene incitato spessissimo dal pubblico. Siamo al limite della rigore, all'altezza della lunetta, è una posizione ideale per un destro. Vediamo che l'arbitro adesso va anche a consultarsi forse con il proprio collaboratore, esattamente così, raggiunge il collaboratore Diego Massa, raggiunge Olla, segnatamente l'altro collaboratore Murgia, Michael Murgia della sezione di Cagliari. Buona la direzione di gara fino a questo momento di questa terna arbitrale. Siamo giunti al 12esimo, gentili telespettatori di telesardegnanetwork.com, è sempre 2-2, 2-2 tra Monteponi e Frassinetti. Ribadiamo anche i gol: al 26esimo Scioni, al 30esimo Curreli per la Frassinetti, poi al 32esimo, solo dopo due minuti del gol del 2-0, arrivato su calcio di punizione, gol di Giacomo Sanna, e al 44esimo Foti per il 2-2 parziale. Sarà il tocco, intanto calcio di punizione di Giacomo Sanna, pallone alto sopra la traversa, insidioso anche Giacomo Sanna, ce l'ha nel repertorio, del resto ha segnato il gol dell'1-2. Giacomo nel corso del primo tempo che ha dimezzato subito le distanze. Vediamo che l'arbitro viene adesso chiamato anche dal pubblico, evidentemente vedono qualcosa di irregolare, insomma perdono un po' di tempo i giocatori ospiti, ma è la Monteponi che adesso prova a schiacciare sull'acceleratore, insomma, per raggiungere il 3-2. Partita apertissima ovviamente, partita molto equilibrata, primo tempo che si sono divisi più o meno equamente le due squadre, prima la squadra di Filippi che aveva vinto per 6-1 la prima partita contro il Pula, demolendo proprio l'altra squadra del Campidano, e oggi invece ha un avversario piuttosto davanti a sé, avversario che si chiama Monteponi Iglesias. Fuori un batte ribatti, attenzione nei tre quarti campo, andiamo da fuori, provato a guardare anche la porta a Cozza, forse ha anche pensato a una conclusione, ma eravamo molto lontani. Marci sulla sinistra per Mattia Foti, l'esterno sinistro, ancora un cross preciso però in area di rigore, fa buona guardia la difesa e riparte dunque in completo bianco-verde la Frassinetti. Ancora attenzione al limite dell'area di rigore avversaria, siamo quasi al limite, c'è un calcio di punizione in favore, già battuto, un po' di confusione dobbiamo dire, il pallone arriva alla fine dei conti a Ollano, tutto regolare, si riparte tranquillamente. Con i giocatori di Filippi
proprio all'altezza della panchina di Filippi. Quindicesimo intanto, pallone fuori, allora 2-2, questo è il parziale, ma mancano ancora 30 minuti, 2-2 tra Monteponi e Frassinetti, in linea che va alla regia. Sempre 2-2 tra Monteponi e Frassinetti qui a Sant'Antioco nella seconda giornata di campionato. Dopo Scioni e Curreli ci hanno pensato Giacomo Sanna e Mattia Foti, il fratello del capitano, a pareggiare il conto delle reti. Vediamo ancora, attenzione, al pressing molto alto di Mattia Foti, ci sta mettendo grande determinazione indubbiamente. La rimessa laterale battuta verso l'area di rigore avversaria, controlla molto bene però la difesa e mette il pallone fuori, la difesa della Frassinetti ovviamente. Arriva ancora qualcuno in tribuna intanto qui a Sant'Antioco, mentre vediamo Marci sul settore di sinistra, semplicemente appoggiato questa volta il pallone per Ollano, l'estremo difensore cagliaritano, possiamo dire, della provincia di Cagliari, Elmas. Scorso anno giocava nel campo di Sant'Elia. Attenzione ancora a una rimessa con le mani, l'ennesima di questa partita. Molti errori in appoggio sia dall'una che dall'altra parte. Mentre vediamo Davide Meloni, il numero 7, come sentite anche dal pubblico incitato, si accentra quest'ultimo. In rasoterra prova a premiare riuscendovi Curreli al limite dell'area di rigore. Piras non si fa sicuramente superare dagli avversari con grande facilità. Intanto Mattia Foti per Giacomo Sanna, avanza Giacomo Sanna, palla al piede, incitato dal pubblico, Giacomo Sanna verso l'area di rigore avversaria, Giacomo Sanna finta contro finta, punta l'avversario, cade, area di rigore, Giacomo Sanna dal fondo mette il pallone lì stesso fuori, peccato, azione insistita da parte di Giacomo Sanna, azione personale delle sue, quando parte nella fascia sia a destra che a sinistra, spesso parte a sinistra per accentrarsi e poi calciare magari di destro. Questa volta è andato verso il fondo, però ha messo forse un po' stanco lui stesso il pallone fuori, sta giocando il 18° nel corso della ripresa, può darsi anche che il caldo e stia influendo, ma Giacomo Sanna è uno che non si arrende mai fino all'ultimo minuto. Ancora Meloni si accentra con il pressing molto alto dell'esterno sinistro Mattia Foti, della Monteponi ovviamente, però il pallone arriva dalla parte opposta, si stanno scaldando molti giocatori della Monteponi. Intanto un cross verso il secondo palo, applaude comunque l'iniziativa del compagno Pois. Nessuna insidia questa volta per Marongio, si riprende con l'estremo difensore di Villa Massargia che rimette il pallone in movimento tra qualche istante. Prossima partita per la Monteponi sarà una trasferta in casa della Cosmoto Monastir, dunque una trasferta sicuramente agevole dal punto di vista dei chilometri percorsi, soprattutto per i ragazzi cagliaritani ovviamente. Tanto a terra un giocatore, si tratta del numero 4 Scioni, adesso anche inquadrato, lo vedete, per una volta tanto si può vedere il numero, rimane a terra, subito un fallo da parte di un giocatore della Monteponi. Davide Massa si sincera anche delle sue condizioni, si tiene sul fianco sinistro, però si rialza anche giocatore di Filippi. Ancora qualche istante si riprenderà a giocare, ritmo che si sta allentando per questa fase almeno, quasi superata anche la prima metà del secondo tempo con le due squadre in perfetta parità, 2-2. Restituito il pallone sportivamente agli avversari da parte della Monteponi. Intanto
intanto un appoggio all'indietro un po' rischioso da parte della Montepuoni per Marongi, che è costretto agli straordinari, diciamo così, ad arrivare un po' più velocemente sullo stesso pallone per l'incombere minaccioso dell'avversario. Il calcio di punizione intanto sarà per la Frassinetti. Anzi, la punizione è ovviamente per la Montepuoni, chiediamo scusa. Sul pallone Enrico Cozza attende il piazzamento dei compagni. L'appoggio all'indietro per Puddu, anzi era Piras se non erro errati, sì, era proprio il centrale difensivo Piras. Ancora un colpo di testa da allontanare da parte della difesa biancoverde. È sempre i biancoverdi con Meloni, l'esterno destro. Attenzione a Curreli, che prova a farsi largo sul settore di destra, va anche a cercare di riconquistarsi il pallone, ma capiscono tutto i difensori. Adesso Mattia Foti non riesce a mantenere il pallone in campo, sta facendo chilometri davvero Mattia Foti in tutta la partita, a destra e a sinistra. La sua fascia di competenze oggi quella di sinistra, esterno sinistro, ma un giocatore che gioca anche centrale all'occorrenza, impiegabile in più ruoli per il tecnico Corsini, che di sicuro dal punto di vista tecnico può contare su una formazione di grande efficacia dal punto di vista tecnico, ma anche sapienza tattica e diligenza da parte dei suoi ragazzi. Lo dicevamo ricordando le prestazioni fino a questo momento ottimali di Puddu, arrivato lo scorso anno nella Montepuoni, è uno degli artefici sicuramente del campionato vinto. Uno che con grande continuità insieme a Lodo, ma il bomber Giacomo Sana lo scorso anno hanno davvero meritato di vincere questo campionato, senza dimenticarci le prestazioni in porta di Rodiani, Marongi, insomma lo scorso anno decisivi, ognuno per la propria parte, insomma ognuno ha messo un mattoncino per vincere il campionato. E in bomber Giacomo Sana, ma anche Foti dal punto di vista realizzativo, Danilo Loddo e gli altri ragazzi che erano sempre allenati da Vittorio Corsini, come Musiu, Michael Musiu, che non veste più la maglia della Montepuoni, ma per citare qualcuno di quelli che lo scorso anno, come Ivan Podda, insomma hanno fatto davvero un grande campionato. Ma quest'anno un'altra rosa, insomma la promozione è la promozione. Attenzione, intanto respinge il pallone Ollano, attacca ancora la Montepuoni, area di rigore, pallone che rimbalza nell'area piccola ed è preda del portiere Ollano. Siamo giunti al 23esimo, intanto al nostro cronometro sempre 2-2 e Montepuoni che è alla caccia del gol del 3-2. Ancora vediamo la Frassinetti che prova ad uscire dalla propria area di rigore. Attenzione al numero 4 che si addormenta, attenzione a Cozza, 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 calcio in porta per il gol del 3-2. Enrico Cozza, gol del 3-2, 23esimo. Montepuoni che completa la rimonta questa volta, gol del 3-2 di Enrico Cozza. Montepuoni 3, Frassinetti 2, errore da parte della difesa, si è addormentato letteralmente un difensore, Oshoni Okor, Cardia, se non andiamo errati forse era Cardia il centrale difensivo, ma comunque fatto sta che hanno sbagliato tutto e Cozza è andato verso la porta e al 23esimo ha messo dentro il pallone del 3-2. Grandissima rimonta ancora una volta, stavamo citando i giocatori della stagione, insomma 2013-2014, che con merito dalla prima all'ultima giornata con grande dedizione si sono portati a casa questa promozione. Molti sono presenti come Davide Puddu, Marongio, insomma il capitano Foti e il bomber Giacomo Sanna, ma quest'anno i gol stanno arrivando anche dal centrocampo e l'acquisto di Cozza è sicuramente uno di quelli azzeccati che dà spessore al bagaglio tecnico e tattico. Dicevamo Corsini può contare su una lista davvero importante di giocatori che hanno un tasso tecnico elevato.
e il fatto che siano abbastanza eclettici, possiamo dirlo, impiegabili in più ruoli, giocatori completi, sicuramente per la Monteponi del presidente Sandro Foti sarà insomma tutto di guadagnato sopperire anche alla mancanza di qualcuno. Bisognerà lavorare certamente sul discorso giovani quest'anno, ci ripetiamo per l'ennesima volta, forse sul discorso di fuori quota, certo bisogna lavorare sulla continuità, sul rendimento di quattro ragazzi che in campo dovranno garantire e coprire insomma in ogni ruolo, però insomma se i veterani e i giocatori in quota sono questi, insomma la Monteponi potrà dire la sua sicuramente nella parte sinistra della classifica e possiamo dire anche nella prima metà di questa graduatoria. Cozza dunque che rimonta, completa la rimonta, 3-2 per la Monteponi, siamo al 26esimo, partita che è ancora lunga, naturalmente ancora lunga, ma questa volta ha completato la rimonta dopo il 2-2 di Arbus. Cozza ne ha approfittato davvero come un attaccante di razza, si è sicuramente involato verso la porta e non si è lasciato pregare, ha calciato e ha messo il pallone in gol per il 3-2. Ancora Marci, calcio di punizione per la Monteponi, area di rigore, attenzione, pasticcia il portiere, pallone che rimane lì, ma l'arbitro vede un fallo in attacco. Attenzione ancora, vedete, sentite più che altro il pubblico che si lamenta un po' con l'arbitro, ma insomma decide Diego Massa di Cagliari, di Carbonia. Diego Massa e di Carbonia, i collaboratori sono di Cagliari, della sezione cagliaritana, Filippo Olla e Michael Murgia. Dicevamo, è lui che ha il fischietto, sta arbitrando piuttosto bene fino a questo momento, non lascia correre sicuramente tutto, ma fa giocare e di sicuro non fa il protagonista, il direttore di gara della sezione di Carbonia. Diciamo che dell'arbitro meno se ne parla meglio è per lui stesso, infatti non sta facendo parlare di sé fino a questo momento, ma stanno facendo tutto i ragazzi di Filippi per l'Elmas, Passinetti Elmas e Corsini per la Monteponi. Adesso sul 3-2 ovviamente ha lasciato spazio la Frassinetti alla Monteponi che pian piano è venuta fuori. E la partita sicuramente è sempre aperta dopo che la Monteponi ha raggiunto il gol del 3-2 con Cozza su una dormita, possiamo dirlo, della difesa. Praticamente fuori dall'area di rigore, stava impostando, era Scioni, se ne abbiamo errati, il giocatore che, ma comunque chiunque sia stato. Dormita, evidentemente Cozza non ti perdona questi errori, si è involato verso la porta, pochi metri, palla al piede e da destra verso sinistra, diagonale vincente per il 3-2. Partita lunga ovviamente, mancano meno di 20 minuti alla fine, siamo al 28esimo più 35 secondi, 3-2 ora per la Monteponi di Corsini che agisce in rimonta ancora una volta come è successo contro il Carbonia in Coppa Italia e anche contro l'Arbus in 10 uomini tra le altre cose in trasferta. Pressing alto, vedete ancora Cozza che abbandona per il momento il centrocampo, va verso la tre quarti, fin quasi all'area di rigore a pressare il portatore di palla, segno che evidentemente Corsini ha dato queste indicazioni. Attenzione a Mattia Foti, l'autore del gol del 2-2, non filtra il pallone per il bomber Sanna, recupera lo stesso pallone la Frassinetti e Granella che alleggerisce il portiere Marongi. Granella, abbiamo detto lo scorso anno, uno dei più continui, sicuramente il fuoriquota è impiegato maggiormente sia nel girone d'andata che in quello di ritorno, 95 in campo regolarmente a fare il terzino, oggi a sinistra, oggi a destra, chiedo scusa, oggi a destra, poi Mattia Meloni a sinistra. Ora il pallone che è pericoloso, rimbalza, vediamo che alleggerisce di testa Musio per Ollano.
E intanto è il trentesimo, 3-2 dunque per la Monteponi. Ci fermiamo ancora la linea alla regia, 3-2 per la Monteponi, a tra poco. Riprendiamo la linea dallo stadio comunale di Sant'Antioco, sempre 3-2 per la Monteponi, che ha reagito dopo essere andata sotto di due gol alla mezz'ora del primo tempo. Pensate, la Frassinetti vinceva per 2-0, poi al termine del primo tempo già sul 2-2 con Giacomo Sanna e Mattia Foti, e poi al 23esimo ci ha pensato Cozza con grande precisione e freddezza a battere per la terza volta il portiere Ollano, giovane portiere del 96, ma comunque grande rimonta ancora una volta della Monteponi. Un quarto d'ora al termine più il recupero ed è 3-2 il parziale, ma occhio a questo calcio di punizione in favore della Frassinetti. Siamo a 30 metri rispetto alla porta, anche qualcosa in più forse. Maresu verso destra, questa volta errore da parte di Meloni, Davide Meloni, che non ha domestica adeguatamente il pallone, e ci sarà il portiere Marongiu pronto a ribattere, a rimettere in gioco. No, vediamo che il pallone è uscito dalla linea laterale e quindi rimessa battuta. Marco Foti, attenzione, non mantiene il pallone in campo questa volta. Ancora vediamo, riparte molto alta questa fase la difesa, vedete, della Frassinetti fino a centrocampo. Ovviamente in caso di contropiede saranno dolori, sono molto rapidi sia Giacomo Sanna che Marco Foti quando partono, in particolare il bomber di Sant'Antioco, per certi versi imprendibile con le sue giocate. Tanto Mattia Foti spalla la porta, riceve il pallone, il tocco elegante per, vediamo un po', per Giacomo Sanna. Si lamenta anche un po' con l'arbitro, ha subito il fallo, prontamente ravvisato però dall'attento direttore di gara della sezione di Carbonia. Batte Puddu, ancora verso Capitan Foti, la morsa di due avversari. Giacomo Sanna ha fermato il fallo laterale. 33 minuti al nostro cronometro, sempre 3-2 per la Monteponi sulla Frassinetti. Monteponi che ancora una volta si è trovata sotto con queste due sberle, possiamo dire, un tiro dalla distanza e poi un calcio di punizione. Sicuramente hanno dato una scossa alla Monteponi, che ha reagito, dobbiamo dirlo, poi subito questa volta, dopo soltanto due minuti, dal trentesimo al trentaduesimo, con Giacomo Sanna che ha subito pensato di ridurre le distanze, dimezzare il divario, e poi è venuta fuori insomma alla fine del primo tempo con un gol, una rasoiata dal limite di Mattia Foti, che ogni qualvolta viene schierato da titolare non tradisce le attese, non delude mai. Ricordiamo lo scorso anno un bellissimo gol, ancora più bello sicuramente di quello di oggi, molto bello anche questo, ma quello con la ferma senti dello scorso anno, per la sua importanza quando si stava praticamente giocando il campionato alla terz'ultima, prima di battere Carloforte qui in casa e poi di far visita al Guspini. Ma comunque quello di San Giovanni è stato un bellissimo gol dal limite dell'area di rigore. In quella occasione gol per la Monteponi del vantaggio, poi raggiunti da un altro gol bellissimo di Achenza per la Fermassenti. Ma quello era il campionato vinto, stravinto dalla Monteponi di Corsini. Quest'anno sicuramente insomma le difficoltà saranno diverse. Intanto il 35esimo, attacca ancora la Ferrini, è un po' forse sotto shock dopo questa reazione con carattere, ma sicuramente ci aspettavamo una reazione dopo il 2-0, è arrivata anche abbastanza in fretta questa volta, ripetiamo ancora, aveva ridotto subito le distanze dopo i gol di Scioni e Currelli Giacomo Sanna, ma
una reazione che ha portato anche al vantaggio per la Monteponi. 10 minuti al termine, sempre 3-2 per la squadra di Corsini, in piedi davanti alla panchina, lo vedete in alto nel teleschermo dell'area tecnica, così come Filippi. Seconda giornata di campionato, prossima sfida per la Monteponi sarà in casa della Cosmoto Monastir, squadra che ancora una volta si trova in promozione, e Monteponi che invece, come abbiamo avuto modo di ribadire più volte, è neopromossa, ma con questa rosa, davvero, secondo il nostro punto di vista, farebbe perlomeno temere chiunque alla vigilia presentandosi con ragazzi di questa esperienza, di questo spessore tecnico. Intanto 36esimo esatto, sempre 3-2, non sta succedendo niente di emozionante, ma un'occhiata ancora all'attacco verso destra da parte della Frassinetti, gira molto bene l'avversario con questa giocata, difensore della Monteponi che spazza via adesso il pallone verso la parte opposta, verso la tribuna. Il pubblico chiede un po' più di precisione, ma c'è anche un pubblico numeroso venuto, arrivato da Elmas e dal Cagliaritano, insomma, per sostenere la sua squadra. Verticale, attenzione, pallone che filtra e arriva all'altezza dell'area piccola, dove Marungiu va su alla sfera, passeggia adesso sul prato insintetico qua di Sant'Antioco. Campo amico, possiamo dirlo, sia per il pubblico che si è via via affezionato lo scorso anno, ricordiamolo, tutte le partite, o quasi tutte, insomma, quelle in casa disputate a Sant'Antioco, dopo qualche apparizione a Villa Massargia e a Carbonia, ma poi squadra ha trovato casa anche in concomitanza con un calendario favorevole, quello del Sant'Antioco che era in promozione lo scorso anno, quest'anno in prima. Ma davvero perfetto il calendario, Sant'Antioco in trasferta e Monteponi in casa e via fino alla termine della stagione con l'ultima giornata, quella di campionato, quella in casa perlomeno, la penultima nella totale. E intanto Cozza ha sostituito in questo momento. Al suo posto Piludu, con la maglia numero 14, altro giocatore arrivato lo scorso anno alla Monteponi. Piludu, Nicola Piludu, giocatore di esperienza, indubbiamente. Sostituisce Cozza, l'autore del gol del 3-2. Cozza che era squalificato per l'avvio di stagione, insomma, almeno per la Coppa Italia, poi il campionato, giocato già domenica scorsa ad Arbus e portandosi a casa un 2-2, tra l'altro in 10 uomini, perché nell'occasione venne espulso Gianluca Pittau per doppia ammonizione. Tanto la rimessa laterale, 38esimo, ci saranno sicuramente dei minuti da recuperare, un po' di tempo si è perso per le sostituzioni, ma comunque qualche infortunio che ha influito. Marini, Antonio, pallone fuori, Ollano si incarica di effettuare, anzi cede il pallone perché c'è stata la deviazione e quindi la rimessa con le mani per la Frassinetti. Va Marci adesso con grande generosità a mettere il pallone fuori, a spezzare l'iniziativa degli ospiti. Ancora di testa, vediamo l'altro numero 7, si tratta di Davide Meloni. Ancora pallone controllato dalla difesa, ospite, riparte verso sinistra. Ora centrocampo, pressato anche sul suggerimento del pubblico, dobbiamo dire, consigli sia dalla panchina, dall'area tecnica, che anche dalla tribuna. E beh, del resto l'Italia è un paese di tanti allenatori, lo possiamo dire, e da queste parti si può avvertire anche qualche consiglio, qualche rimprovero da parte degli spettatori, ma finché si fa con questa civiltà, con questa partecipazione, ben venga, insomma.
Attenzione ancora, Giacomo Sanna in area di rigore. Si lamenta un po', però l'arbitro dice che è tutto regolare, si riprende con il portiere. Calcio di punizione battuto dal portiere, evidentemente fallo in attacco. 40esimo, 5 minuti al termine, 5 minuti, la Monteponi sta vincendo 3-2 in rimonta. Dopo aver subito quei due gol alla mezz'ora del primo tempo era sotto di due gol. Al 23esimo della ripresa con Cozza ha completato la rimonta, così come ha chiesto Corsini. Beh, del resto anche nel riscaldamento prepartita, insomma, molto spesso l'abbiamo sentito dare il consiglio ai suoi ragazzi di non giochicchiare più di tanto con il pallone. Appena capita un'azione è un pertugio giusto calciare anche verso la porta. Così hanno fatto, in questo caso approfittandosi Cozza di una dormita della difesa, dato palla al piede, ma anche nel gol di Foti, insomma, ha approfittato. Attenzione, intanto scivola, peccato Marco Foti, capitano. Diciamo, Corsini sempre prodigo di consigli, ma anche nelle rifiniture, insomma, anche ad Arbo, insomma, l'abbiamo sentito dire ai suoi ragazzi, appena c'è l'occasione calcia, insomma, tira verso la porta, anche forse da provando soluzioni dalla distanza. Qualcosa da rivedere in difesa, però del resto ripetiamo, il campionato è di promozione, qualcosa da registrare ci può essere anche per una neopromossa, anche quando hai questi giocatori di questo talento, di questa fama, di questo nome. È quasi il 42esimo, 3 minuti al termine, poi ci sarà il recupero, sempre 3-2 per la Monteponi sulla Frassinetti. Battuto fuori dall'area di rigore, ancora il pallone, calcio di punizione poi per la Monteponi. Rimane a terra il giocatore iglesiente Mattia Meloni, classe 96, l'ex Narcao, giocatore di Iglesias. Tanto ancora una sostituzione al posto di Areso è entrato Pichiri, chiediamo scusa, numero 16. Manca davvero poco, 43 quasi al nostro cronometro. 3-2 per la Monteponi, c'è un calcio di punizione in favore della squadra di Corsini. Dunque il rosso-blu in rimonta ancora una volta con il suo solito cuore, grinta la compagine rosso-blu. Manca ancora qualche minuto al termine della partita, ma se fosse questo il risultato finale ci sarebbe grande soddisfazione davvero nella compagine e nella società tutta rosso-blu. Calcio di punizione, attenzione, in area di rigore ci sarà un angolo. Monteponi che è stata anche brava ad addormentare il ritmo della partita quando ha avuto l'occasione, quando ne ha avuto la necessità più che altro. Con la Frassinetti un po' stordita forse da questa reazione, ma del resto si doveva attendere una reazione del genere, che l'ha fatto sempre in campionato. Esce intanto Lano dalla parte opposta, ha inseguito il pallone, però allontanato lo stesso pallone. Rimessa laterale, questa volta sarà in favore, vediamo un po' di chi. L'ultimo tocco è dei ragazzi di Filippi, dunque rimessa con le mani in favore della squadra di Corsini. In zona d'attacco fa anche scorrere con grande esperienza qualche secondo. 44 esatti, manca poco alla fine, ma bisogna anche tenere lontano il pallone dalla propria area di rigore. Ancora pubblico presente qua, ovviamente fino all'ultimo secondo della partita ci sarà il recupero da giocare. Granella attende che si piazzino i compagni. Vediamo che l'arbitro questa volta faccia ribattere la rimessa. Segna la rimessa alla Frassinetti, evidentemente qualcosa di irregolare è stato commesso nella rimessa con le mani, battuta. 45 esatti in questo momento, vediamo quanto
intenderà recuperare l'arbitro. Ancora attenzione all'attacco della Frassinetti, la difesa controlla molto bene. Marci vanno a commettere fallo forse i ragazzi di Corsini. Allora il calcio di punizione, tra le proteste del pubblico, è per la squadra bianco-verde. Attenzione, ecco qua l'arbitro, molto bene, indica chiaramente 4 minuti da recuperare. Ancora 240 secondi per la squadra della Frassinetti. E non lo so, dai, sono qua. E non lo so, dai, sono qua. Tanto ci sarà il calcio di punizione in favore. Tanto calcio di punizione in favore della Frassinetti. Calcio di punizione in favore della Frassinetti. Siamo al 46esimo, 4 minuti da recuperare, partita che si chiuderà al 49esimo. Va a comporsi la barriera della Montepone, attenzione, il pallone che termina sul fondo senza deviazioni, l'importante è questo. Vediamo che vanno anche di tutta fretta a recuperare il pallone. Ed è Marongiu che si carica di effettuare la rimessa in gioco. Mancano ancora 2 minuti e mezzo in pratica da questo momento. 2 minuti e mezzo alla fine della partita. 3-2 per la Monteponi. Deve tenere il pallone più lontano possibile la Monteponi. E provare anche il 4-2 all'occorrenza. Ecco, lo fa molto bene facendo passare secondi preziosi. Ecco, vedete l'esperienza di Marci. In pressing molto alto, lui che è un centrocampista, ma anch'esso se lo metti a tre quarti. E arriva adesso il fischio finale, triplice fischio dell'arbitro Diego Massa della sezione di Carbonia. La Monteponi batte la Frassinetti per 3-2 qui a Sant'Antioco nella seconda giornata, sale a quota 4 punti in classifica, lasciando la Frassinetti a quota 3, ma davvero una reazione ennesima per la compagine di Corsini, che ha la meglio della Frassinetti, che la prima giornata aveva battuto 6-1 il Pula, mentre questa vittoria fa seguito al pareggio ottenuto in casa dell'Arbus, ostica formazione, così come era ostica anche la Frassinetti. Ripetiamo anche lo score, in vantaggio la Frassinetti al 26esimo con Scioni, raddoppio al 30esimo con Curreli direttamente su calcio di punizione, poi sempre su calcio di punizione al 32esimo Giacomo Sanna, al 44esimo il pareggio di Mattia Foti e nella ripresa gol di Cozza, di Enrico Cozza al 23esimo per il 3-2. Dunque vittoria per la squadra di Corsini, che corona anche il successo rimontando ai danni degli ospiti di Michele Filippi. È tutto dunque per la nostra telecronaca, grazie a tutti per l'ascolto da parte di Antonio Pistis, buonasera a tutti. Società Cooperativa ARL via Gramsci 255 Carbonia, azienda specializzata iscritta all'albo gestori ambientali nelle categorie 10A, 10B, 9C, 8D, 5E, 4F, oltre al SOA OG 12 classe terza, certificata ISO 9001. La FAP, Società Cooperativa ARL, garantisce massima affidabilità nei settori tecnici operativi per la gestione delle attività di bonifica ordinaria e per interventi straordinari. Il servizio di pronto intervento garantisce un'immediata azione nell'arco delle 24-48 ore successive al vostro contatto. I nostri tecnici sono sempre disponibili a sopralluoghi in tempo reale nel formulare, senza oneri per aziende e privati, preventivi per la realizzazione di qualsiasi intervento, fra i quali bonifiche di amianto compatto, di siti in presenza di amianto friabile, messa in sicurezza permanente di aree inquinate, recuperi ambientali, smaltimento di rifiuti speciali e trasporto merci pericolose. La FAP, Società Cooperativa RL, esegue lavori per aziende pubbliche e private in tutta l'isola, fra le quali Abanoa, Agris, Igea, Area, consorzi di bonifica, Enel e collaborazioni professionali presso tutti i comuni della Sardegna. L'azienda si avvale di personale specializzato, iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese per la gestione dei rifiuti, specificatamente alle categorie 5F e 10B e C, ai sensi dell'articolo 12,6 del decreto ministeriale 406 del 98. FAP, Società Cooperativa ARL, via Gramsci 255 Carbonia, telefono 0781 67 06 99.